Ecco, caro Lorenzo, la prima domanda, ma chi ha voluto questa maledetta cannone? Ma è fatto apposta, mica la pensare, cioè effetti. È fatto apposta della prima guerra mondiale. E per dare il senso del combattimento. No, dunque la cosa assurda è che la guerra non la voleva nessuno e soprattutto chi non l'ha voluta ha dovuto combattere, perché la maggioranza dei partiti era contraria alla guerra, erano contrari i socialisti, erano contrari i cattolici, erano contrari i liberali di Giolitti, era contraria la maggioranza del Parlamento, che era per la maggioranza giolittiano e che quindi la guerra non la volevano, era contrario la maggioranza del governo, perché nel governo la guerra l'ha voluta solo Salandra, che era il Presidente del Consiglio, Sonnino, che era il Ministro degli Esteri, e Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III lo voleva, non voleva stare con i tedeschi, voleva stare con gli inglesi. E dopodiché, se il re non avesse voluto la guerra non si faceva. Erano naturalmente contrari i contadini, che però non avevano nemmeno voce, perché nelle campagne chi aveva la possibilità di parlare e soprattutto chi li poteva rappresentare. La guerra la volle un manipolo di scalmanati, soprattutto intellettuali che venivano definiti futuristi, perché volevano guardare al futuro, ma per guardare al futuro volevano rompere col passato. Le due cose non necessariamente stanno insieme, perché uno può guardare al domani portandosi dietro il ieri, anzi di solito i ieri sono le radici che producono le foglie del domani, invece per loro il domani era proprio da rappresentare come una cesura totale e volevano rompere con la grammatica di Dante, per cui scrivevano per esempio delle poesie che erano soltanto dei suoni e qualche volta anche con poco senso. Immaginavano, non so, per parlare della musica, che il vero concerto fosse quello che era rappresentato da una città che cominciava a lavorare, per cui dal silenzio della notte si passava con i rumori del tram, del clacson, eccetera. E naturalmente in un paese che aveva amato Verdi, che aveva amato Puccini, il fatto di andare alla Scala a fare soltanto del chiasso, insomma, era comprensibile che qualche volta finisse a sberle. Chi è che ha tirato la volata di questi futuristi era soprattutto D'Annunzio e Mussolini. D'Annunzio è sempre stato favorevole alla guerra, anche se foraggiato dagli industriali. Mussolini, che inizialmente era contrario, diventò a favore perché Mussolini cominciarono a foraggiarlo. L'equivalente di 6.000 euro al mese li pagavano i francesi e 450 sterline la settimana le pagavano gli inglesi, che aumentarono a 600 sterline la settimana dopo Caporetto, perché avevano paura che dopo Caporetto l'Italia volesse uscire dalla guerra. E allora alla fine, se nessuno voleva la guerra è stata fatta, chi l'ha voluta più violentemente, più decisamente? La grande industria, perché le guerre le vuole l'economia. Poi bisogna vestire con dei motivi ideali, politici, filosofici, ma questa è la foglia di fico, perché il vero problema della guerra è che la vogliono coloro che ci guadagnano dalla guerra, e chi guadagna dalla guerra è chi produce. Allora io ho fatto una piccola ricerca che non vi cito a memoria, che non vi cito a memoria perché sono... Angelo, togli il piede dal filo. Tu sei. Però, per esempio, la Fiat che negli anni del 1914 era un'azienda che si trovava al 33° posto in Italia. Delle aziende in Italia, perché riusciva a lavorare 900 tonnellate di acciaio, rispetto ai 17 milioni che lavorava la Krupp in Germania, quindi un nano, nel giro di 7 mesi, cioè quando è andato a consuntivo il bilancio del 1915, che significava, maggio non lo contiamo più perché era il 24 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 7 mesi di guerra, quando si arriva al consuntivo del 1915 passa da un capitale sociale di 14 milioni a 128 e gli operai che nel 14 erano 4.000 diventano 45.000 nel 1915. L'Ansaldo
che era un altro che pagava l'annunzio e pagava tutte le teste calde, che aveva già la testa calda di loro, passa da 45 milioni di capitale sociale a 135, e i dipendenti, che erano 10.000 nel 14, salgono a 65.000. Prima di finire la guerra, questi numeri vanno moltiplicati in un caso per 81 e nell'altro caso per 86. La guerra a qualcuno è convenuta, e non è convenuta solo alle grandi aziende, anche quello un po' meno. C'è per esempio il diario di un certo Premuti, il quale lo pubblica poi nel 24 e scrive: il conflitto portò delle oscillazioni sul mercato. I generi di consumo, come quelli di assoluta necessità, rarefacendosi, rendevano più laborioso il lavoro dei commercianti per l'acquisto. Però costoro, menti svegliate, videro subito il lato buono del pubblico disagio e, saggi fino a sapere che ogni medaglia deve avere il suo buon rovescio, da bravi patrioti, inneggiarono con voce più alta la guerra per aumentare del 100% ogni articolo che passava loro dalle mani. Gli industriali non vollero essere accusati di minore perspicacia e la frode fece capolino ovunque un affare si delineasse. Lanciò i suoi tentacoli nei più alti uffici pubblici e vi si assise padrona. L'intrigo con la... questo lui lo scrive nel 15 del 16 e lo pubblica nel 24, non oggi, perché in effetti a leggere uno può anche confondersi, dice: ma parliamo del 15 o parliamo di ieri? Parliamo di mafia capitale o parliamo... No, parliamo del 15, però siccome la storia è maestra di vita, dice anche che le cose, se non si dicono, si ripetono. L'intrigo con la rapidità di un baleno avviluppò chi ordinava e chi eseguiva, chi doveva servire e chi aveva l'incarico di vigilare. Nacquero mostruosi feti, ladrerie che arricchivano con un solo contratto negozianti industriali e uccidevano i nostri soldati più crudelmente di quel che non riuscissero il piombo e la mazza austriaca. E lui, leggendo i giornali, scrive alcune di queste ladrerie. Per esempio, frodi a Milano nelle forniture dei berretti e delle mutande destinate ai combattenti, frode a Benevento per la fornitura di flanelli militari, frode a Bologna con alcuni negozianti che truffavano sulle farine da inviare al fronte, frode a Monza nelle fibre tessili che portò all'arresto dell'industriale Rosio, frode a Mantova nelle forniture di caffè, frode a Palermo nella fornitura di divise e indumenti militari. E non vado avanti, non perché non abbia argomenti, ma perché prima o poi bisogna anche chiuderla. Però cito una cosa: questo Premuti dice: nel reparto dove prestavo servizio ho immagazzinato 800 paia di scarpe, in 4 ci ho trovato la suola. A qualcuno la guerra gli è convenuta, però questa cosa qui poi si ripete nella seconda guerra mondiale, e al punto che uno dice: ma è una cosa del 15 o è una cosa di oggi? La storia è maestra di vita, ma bisogna che la storia sia quella vera, perché se raccontiamo la storia retorica, truffata e taroccata, la lezione che ne deriva non soltanto è inutile, ma è dannosa. Se noi abbiamo paura di dire la verità per amor di patria, la verità non è bianca, rossa e verde, la verità è verità e basta, noi non riusciremo mai. Chi ha voluto la guerra? Chi ci ha guadagnato? Bene, allora abbiamo recuperato il cambio di gioco, siccome vogliamo Lorenzo con la voce, poi ci invertiamo qua. Ti faccio la prossima domanda, così hai tempo per pensarla, per pensare alla risposta. Ecco, quando viene dichiarata la guerra il 24 maggio del 1915, ma infatti vanno davvero all'assalto? Passati qua, ti vogliamo con la voce, il filo è corto, mi metto io di qua. Dunque, il 24 maggio, quando viene dichiarata la guerra, infatti sono a 100 km di distanza e ci vuole 40-45 giorni per schierarli sul fronte. I soldati, i generali immaginavano in 4 settimane di conquistare Lubiana, magari con qualche giorno di approssimazione, un paio di settimane in più, e altre 4 settimane che potevano diventare 6 per arrivare a Vienna. Avevano una formazione risorgimentale, anzi napoleonica, e pensavano di risolvere tutto con una grande battaglia campale. E forse avrebbero potuto farlo, perché il 24 maggio gli austriaci non c'erano.
c'erano 3.000 territoriali, che equivale ai vigili urbani, che dovevano presidiare un fronte di